Oggi voglio fare un ragionamento sulla legalità. Io ho imparato nel mio breve percorso politico che il politico onesto, caro Presidente, non è colui il quale manda gli atti alla Procura della Repubblica, vedete cari amici. Il politico onesto è colui il quale, nel momento in cui avverte che qualche collega stia mettendo in pratica qualche opera, diciamo, non legale, e fa di tutto per emarginare affinché un'istituzione come il Consiglio Comunale non venga inquinata dagli atteggiamenti di un certo collega consigliere comunale. E siccome io oggi rispondo totalmente delle mie azioni e sfido chiunque a dimostrare la scorrettezza delle mie azioni durante il mio percorso politico e non nel percorso di vita, e siccome il sottoscritto è stato additato come colui il quale ricatta l'amministrazione, ricatta il sindaco, ricatta chiunque che ha bisogno di qualsiasi posizione per sé, per i propri amici, ed è stato pure suggerito a un mio collega consigliere comunale appartenente al mio gruppo di dimettersi da presidente di commissione e da consigliere comunale addirittura, io a salvaguardia del sindaco, visto che il sindaco fino a prova contraria è una persona per bene e visto che dentro questa maggioranza ci sono persone per bene come in questa giunta, assessore Ballatore, lei è una persona per bene, collega Caruso, lei è una persona per bene, collega Pernice, lei è una persona per bene. Collega Cefalone, lei è una persona per bene. Collega Impeduglia, lei è una persona per bene. C'è qualcuno che predica bene e razzola male. E soprattutto ha la sfacciataggine, citiamo questo nuovo neologismo, di accusare chi veramente non ha mai fatto nulla in vita propria contro l'interesse pubblico. Io mi riferisco al collega consigliere comunale che nella scorsa seduta ha accusato il sottoscritto di determinate azioni. Consigliere Randazzo, lei deve andare alla conclusione. Chiedendo al sottoscritto di rispondere alla città su 8 punti. Beh, cara collega consigliere comunale, la città vuole delle risposte da lei. La città vuole capire perché un soggetto che guarda caso ha lo stesso nome e cognome di suo fratello oggi si ritrova assunto in quell'impresa che espleta il servizio del 191. La gente vuole sapere questo, come la gente vuole sapere. Consigliere Randazzo, sei un caso, mi assumo la responsabilità. Lei si assume la responsabilità di quello che sta dicendo. Come è un e caso? Lei sa bene che io questo suo intervento, che ho l'obbligo a tutela di tutto l'intero Consiglio Comunale, di trasmettere alla Procura della Repubblica. Lo stavo per quindi, dire, mi anticipato. No, lo dico io, consigliere. Mi anticipato. Consigliere Randazzo, e siccome quindi non ho bisogno, siccome, Presidente, quindi lei deve andare alla conclusione perché ha finito il suo tempo. Io ho buttato anni e anni e ho sudato fior fior di camice dietro le campagne elettorali del mio sindaco, l'onorevole Nicola Cristaldi. Io non ci sto che oggi il mio nome e quello di tantissimi colleghi consiglieri comunali per bene di questa maggioranza venga infangato a causa delle azioni di qualcuno. Quindi prima di fare la morale al sottoscritto e soprattutto davanti a un microfono, prima di chiedere le dimissioni al consigliere Pietro Ingangiola, che ci si pensi più di una volta e si dimetta dalla presidente della commissione e dal consigliere comunale. Grazie. Grazie a lei, consigliere Randazzo.